È stato lo stesso Maurizio De Giovanni ad annunciare l'inizio delle riprese nel 2018. I Guardiani, tratta dall'ultimo romanzo dello scrittore napoletano, che racconta la città sommersa ed esoterica, primo capitolo di una trilogia già destinata alla serialità televisiva, sarà girata a Napoli. Lo ha confermato ai nostri microfoni il produttore Riccardo Tozzi di Cattleya, intervenendo alla presentazione del volume al Museo Diocesano di Napoli. Beh, questo è un caso interessante perché in partenza c'è l'idea di un soggetto di serie nato da chiacchierate fatte da Maurizio con noi a Cattleya, con me, con Francesca Longardi, e da cui è nata l'idea di questo soggetto. Poi il soggetto aveva una tale ricchezza che Maurizio ha pensato di poterne trarre un romanzo. Noi siamo stati molto contenti perché ovviamente la creazione di un romanzo crea una base molto forte anche poi per riprendere lo sviluppo come serie televisiva. La produzione avrà all'incirca gli stessi costi di Gomorra, 1 milione a puntata. Sarà girata interamente a Napoli e sarà composta da 12 puntate di 50 minuti ciascuna. De Giovanni, visibilmente emozionato, ha poi proseguito. Racconto le mie storie. Poi se la televisione a tutti i livelli prende queste storie, io posso essere felice perché aumenta il livello di condivisione di queste storie e di questi personaggi. Oggi nella fattispecie parliamo in un luogo e da un luogo che è assolutamente mozzafiato, che è il complesso museale di Donna Regina, che è, come state vedendo e come stiamo vedendo insieme, un posto fantastico. Quindi battesimo migliore i Guardiani non potevano averlo.